Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore! Vieri de Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantala con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, e codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Hai la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Adesso scappando, fermatelo! Non ce la fai a colpire. Indietro! Indietro! Aspetta. Che c'è? Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Avranno pure qualcosa in scarsella. Va bene, dovrebbe bastare. Togliamoci di torno prima che arrivino le guardie.
Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. No, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già. Vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Il tetto di quella chiesa. Al mio tre. Uno, due, tre. Il mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga. Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare noi. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Diavolo, è Vieri. Meglio nascondersi. Cercate bene. Non può essere molto lontano. Guardate che meraviglia, questo agnello! Un altro mercenario. Cristina! Cristina! Chi è là? Io! Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Vieni qui. Ezio.
Ezio. Cristina? Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore! Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai, sveglia? Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere! Chiedo venia! Io ti ammazzo! Su via! Non è necessario! Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Ora! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza! Tutti i giorni, salvo i festivi! Vergogna! Ne abbiamo abbastanza! Andate! Dovete avermi scambiato per qualcun altro! Mi ha chiesto lei di aiutarla! Una cosa! La pubblica ufficiata dal cardinale è prevista per settimana prossima, sarà rimandata per via di un... Fate la finita, via! Andatevene via! Cure per il gregge di Dio! Fatela finita, maledetti! Non siete altro che delle luride canaglie! Finitela, bastardi! Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi ch'io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieride pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Qui ci sono le vesti migliori al mondo, altro che Milano. Hanno intrapreso una protesta. Ho dei capolavori di metallo qui. Oh,
esiste una legge che preservi la decenza? Ma che ho fatto? Andare in giro così. Perdonatemi, vi prego. Era impressionante. Spericolato, però. Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Mm-hmm.